Sabato 26 ottobre, in cattedrale, il vescovo Pierantonio Tremolada ha presieduto la consacrazione nell'Ordo Viduarum di tre vedove. Giuseppina Ricchiuti e Imelda Farina della parrocchia di Leno e Rosangela da Silva Felix di Montechiari. L'Ordo Viduarum è formato dalle vedove che offrono a Cristo e alla Chiesa la propria disponibilità, in particolare con la preghiera e la partecipazione all'Eucaristia. Il valore aggiunto è quello della consacrazione. È chiaro che la vedova è uno stato che non viene richiesto dalla vedova stessa, però si trova in questo stato e lo vuole utilizzare per il meglio, per il bene non solo personale ma anche della Chiesa, e allora si consacra davanti al Signore chiedendo che la sua grazia l'aiuti a vivere questo tempo finché il tempo si aprirà all'eternità come vocazione, perché ciascuno di noi è comunque chiamato in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione o stato di vita si trovi a vivere. Nell'Ordo Viduarum della Diocesi di Brescia sono presenti anche Norma Barbieri di Camignone ed Emi Zanotti di Clusane. Le consacrate sono una risorsa preziosa per le comunità. L'Ordo Viduarum è una antichissima, è una delle prime istituzioni della Chiesa dei primi secoli, insieme a quella che poi è stata chiamata l'Ordo Virginum. Era delle vedove. Io per caso avevo trovato su internet informazioni di questo Ordo Viduarum in alcune diocesi, e poi piano piano così mi sono convinta, cioè immediatamente mi sono entusiasmata, ho detto ma che bella cosa. Poi effettivamente è maturata la decisione di aderire, anche perché avevamo cominciato un gruppettino a Brescia con Monsignor Pallamini a fare gli incontri, ho avuto qualche ripensamento, ma poi dopo così, diciamo che ho pregato e sono arrivata alla decisione che sì, questa adesso è la mia strada. Voglio dare al mio matrimonio, perché è un po', almeno io l'ho intesa anche in questa maniera, dare al proprio matrimonio una nuova dimensione, dare al proprio matrimonio un modo di viverlo, anche se ero già convinta per conto mio che la morte fisica del marito non significa la scomparsa, ed è un continuo parlare con il proprio marito. E questa entrare nell'Ordo Viduarum mi dà una occasione in più per approfondire e per sentirmi legata a mio marito.